In occasione della giornata contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre, l'associazione Ananke Ollus vuole porre la sua attenzione su questa tematica dolorosa e purtroppo sempre attuale, ribadendo con forza che in una società avanzata non debbano trovare posto soprusi e maltrattamenti. Quest'anno l'associazione Ananke celebra la giornata internazionale della donna in una maniera speciale. A fianco a questa iniziativa di sensibilizzazione sul territorio abbiamo deciso di accompagnare una campagna che sia social e sul web, quindi abbiamo creato proprio una cover da mettere su Facebook, sui siti istituzionali, abbiamo pensato a uno spot che verrà lanciato in giornata, verrà creato un link per visualizzarlo in maniera tale che tutto quello che facciamo possiamo raggiungere un po' il maggior numero di persone possibili. Un'altra iniziativa di quest'anno è che al mezzogiorno proprio in piazza noi faremo il lancio dei palloncini con le donne con i riportanti nomi delle donne vittime di femminicidio, quindi abbiamo deciso di ricordare anche un aspetto un po' più triste di questo fenomeno che è proprio il femminicidio. E la sera ci sarà uno spettacolo di beneficenza per l'associazione Ananke Ollus presso lo spazio Matta di Pescara. Aumenta in qualche maniera la comunicazione intorno alla violenza, perché in realtà noi abbiamo notato negli anni, da quando ormai sono 10 anni che lavoriamo su questo campo, che i dati per noi sono un minimo, un crescendo. Il crescendo è giustificato un po' dalla capacità che abbiamo di reperire fondi e di restare aperte 5 giorni su 7, quindi garantire l'accoglienza delle donne. E un po' l'attività di sensibilizzazione, quindi in realtà molto probabilmente, considerando che il fenomeno della violenza del più del 90% è sommerso, non è che è aumentata, è quello che emerge che è aumentato.